A tutti voi ben ritrovati. Il Tocco di un Angelo è una rubrica che andrà in onda sulla nostra emittente che affronterà il tema della tutela delle cosiddette fasce a rischio come le donne e i bambini, ma soprattutto affronterà il tema della violenza. Ma il Tocco di un Angelo è soprattutto il nome di un'associazione che è nata e si è costituita ad Ostuni ed è composta da varie professionalità e soprattutto ha molteplici obiettivi e oggi vi presentiamo le componenti e il loro ruolo all'interno dell'associazione. Quelle che state vedendo sono le immagini della presentazione ufficiale che si è svolta a Palazzo di Città ad Ostuni nei giorni scorsi, proprio la presentazione ufficiale dell'associazione. Prima di passare la parola a loro, vi ricordo che questo sarà un appuntamento, come vi dicevo, della nostra emittente. Questa possiamo definirla una puntata zero, perché poi nei prossimi giorni affronteremo con ognuna di loro, a seconda delle loro competenze, il loro ruolo appunto all'interno dell'associazione. Ora intanto io le saluto, le ringrazio per essere qui con noi e iniziamo con il presidente dell'associazione Il Tocco di un Angelo, Gianna Ciaccia, ben Salve, ritrovata. buongiorno, buongiorno a Allora, tutti. Gianna, io dicevo che questa rubrica affronterà il tema della Certo. violenza, un tema delicatissimo, è un tema, devo dire, che negli ultimi tempi se ne sta parlando davvero molto. Da dove nasce Tantissimo. l'esigenza di costituire questa associazione? Noi partiamo da lontano, noi siamo, io e l'avvocatessa Marsella siamo dal 2009 impegnate in maniera informale. In questo tipo di volontariato, praticamente lei con la sua professione e io con la mia abbiamo cercato sempre di venire incontro a quelle che sono le problematiche che purtroppo attanagliano la quotidianità. Violenza è una parola grandissima. Violenza va sia in famiglia, nei confronti dei bambini, nei confronti degli anziani, dei parenti, e noi vogliamo dare i mezzi e gli strumenti per poter far capire di non essere soli. E noi ci siamo, per esempio, l'altro giorno si è innescato in un secondo un meccanismo di solidarietà fortissimo, perché c'è stato un caso davvero importante. Abbiamo parlato con il medico, abbiamo parlato con gli assistenti sociali, abbiamo iniziato il cosiddetto protocollo affinché, per esempio, la persona non era a conoscenza dei mezzi che aveva a disposizione e noi l'abbiamo aiutata. Non ci vogliamo sostituire a nessuno, vogliamo soltanto far capire, come tantissime associazioni, far capire che c'è un modo diverso per affrontare le situazioni e non subendo, perché non si è soli. Se si ha il coraggio di parlare e di esternare una propria problematica, già si è fatto un passo avanti grandissimo e noi ci siamo. Voi siete un bel gruppo, qui Sì, oggi non siamo siete tanti. No, non ci tutti siamo tutte, presenti. Hai purtroppo no, non ci possiamo essere trovato, sempre. come dire, terreno fertile loro quando avete avuto Sì, insieme questa notati, loro decisione di sono delle donne costituire questa meravigliose, associazione? sono delle persone, allora sono donne meravigliose, professioniste affermate in ogni campo, loro sono, e soprattutto amiche. Quindi è una cosa stupenda, siamo riusciti a farlo perché fra di noi c'è un rapporto che va al di là. Non, ci siamo scelte, voglio dire, ci vogliamo bene, e però abbiamo questo obiettivo comune. Prima vedevamo le immagini della Certo, presentazione sì. ufficiale a Palazzo di Città, com'è andata? C'è stata una bella Bene, risposta da molto parte bene. della città? Certo, infatti proprio per questo dicevo molto molto bene. Ci hanno contattato in tante, ci hanno chiesto dove trovarci. Infatti noi adesso abbiamo deciso anche con la collaborazione, soprattutto con la collaborazione di Maria Angela, di fare 2 giornate di vabbè, parlerà lei di una specie di corso, però è un approccio che si deve avere fra genitori, figli, famiglia, nonni. Gli obiettivi sono tanti, state comunque iniziando a Tantissimi, lavorare, c'è qualcosa in certo. cantiere, che cosa? Noi abbiamo iniziato varie volte con il sostegno, la raccolta di fondi per il sostegno alle persone bisognose. Siamo partiti tempo fa con la raccolta di fondi per comprare i ticket a una famiglia per l'asilo, per dire, perché adesso si sta sviluppando una situazione particolarissima. Praticamente ci sono i nuovi poveri. Purtroppo, anche a causa di una separazione, a seguito di una separazione, le persone, la gente ha la casa ma non ha lo stipendio, oppure ha lo stipendio ma deve pagare il fitto. Quindi, se non ci tendiamo tutti una mano, è difficile. Se riusciamo a passare questo periodo di crisi, forse Ce la riusciamo a faremo. farcela Ora tutti. andiamo avanti, Certo. conosciamo un po' loro. Abbiamo Valentina Spartano, tu sei invece un'assistente sociale. Quale sarà il tuo ruolo all'interno dell'associazione?
Sì, in merito al mio ruolo all'interno dell'associazione, diciamo che io mi occupo dal punto di vista sociale quali possono essere gli interventi e gli strumenti a supporto della persona, sia dal punto di vista se si tratta comunque di una donna vittima di violenza o comunque di una persona, di un uomo o di una donna, di un bambino vittima di violenza, quali sono effettivamente le procedure anche dal punto di vista a quali sono i servizi, quali sono gli strumenti presenti sul territorio, a favore di questo fenomeno, di questo problema che diventa sempre più una piaga sociale. Infatti, merito a questo poi ne affronteremo sicuramente quando avremo degli incontri un po' più specifici e in particolare volevo parlare dei centri, delle case rifugio per donne vittime di violenza che effettivamente esistono e sono delle case rifugio che non sono conosciute in quanto proprio per tutelare la donna e tutelare appunto la persona che ha subito una violenza, si cerca effettivamente di non sponsorizzare e promuovere per evitare che lo stalker o chi sia per lui vada a trovare la persona. Però questo poi lo affronterò nello specifico. In generale, all'interno dell'associazione, il mio ruolo è appunto un ruolo di supporto alle persone, sia grazie alla mia professionalità, ma anche dal punto di vista, come diceva Gianna, umano, amichevole, perché come le persone danno a noi, anche noi, cioè come noi diamo a loro, noi mettiamo a disposizione i nostri strumenti, anche loro danno molto a noi. Ed è proprio questo, secondo me, anche un obiettivo importante dal punto di vista della nostra associazione, perché non, come diceva il presidente, non vogliamo sostituirci a nessuno, perché comunque i servizi sono presenti sul territorio, sono servizi ovviamente che sono istituzionali, no? Quindi delle volte le persone non temono, ma a volte non sanno neanche quello che effettivamente è a loro disposizione dal punto di vista sociale. Ed è proprio questo il nostro compito, accompagnare, sostenere e informare. Informare perché effettivamente la gente deve sapere che se ha un problema, un qualsiasi dubbio, può rivolgersi da noi e noi con loro li accompagneremo a intraprendere un qualsiasi percorso, che può essere un percorso dal punto di vista psicologico, dal punto di vista legale, dai vari punti di vista, ma si può trattare anche solo di un'informazione. E anche in merito a questo diciamo è per lo più quello di cui noi ci occupiamo con le nostre professionalità, ma secondo me è anche importante dire che noi vogliamo puntare molto anche sulla sensibilizzazione e sull'informazione e la prevenzione, no? Anche lavorando con i ragazzi, perché secondo me è la cosa più importante, oltre a cercare di tamponare ormai un fenomeno che va sempre più prendendo spazio all'interno della nostra società, anche andare a sensibilizzare effettivamente e formare i ragazzi, perché è da lì che dobbiamo partire, perché altrimenti ci ritroveremo sempre con più persone, sempre con più gente che a causa di problemi sicuramente di un vissuto particolare, poi accade quello che non dovrebbe Sì, accadere. quello che dicevi tu appunto è importante, no? Proprio insegnare l'informazione, quello secondo me è davvero utile, quello che Sì. comunque voi state facendo. Sì. Degli obiettivi davvero validi, però secondo me richiedono anche tanto lavoro da parte Sì. vostra, cosa ne pensi? Sì, ma appunto questa è la cosa, per questo poi subentra penso la questione di solidarietà che va oltre la professionalità, perché ovviamente noi ci impegniamo fuori dagli orari lavorativi, quindi ci fa capire ancora di più che è veramente un'emotivazione molto forte quella che abbiamo alla base, perché altrimenti la sera non saremmo Certo, tutte unite, no? tutti uniti a cercare di trovare, anche a pensare quali possano essere effettivamente gli interventi da mettere a Mettere in campo, disposizione nel certo. campo, sì, appunto è per quello. Ma proprio per questo poi sicuramente ne parleremo, l'idea è anche quella di informare i ragazzi, no? Attraverso fare proprio formazione, oltre nelle scuole, ma proprio nei vari centri di aggregazione giovanile. Ovviamente queste sono ancora solo Anche delle perché, voglio idee. dire, è una forma di violenza di cui voi vi occupate, anche il bullismo, quindi no, andare nelle Sì, scuole ma è infatti importante.
cioè, parliamo sicuramente di violenza contro sulle donne, ma vari tipi di violenza, a 360, una violenza economica, violenza psicologica e tutti i vari tipi di violenza che poi sicuramente affronteremo nello specifico, anche perché delle volte secondo me la gente non si rende conto che sta subendo una violenza, cioè, perché noi delle volte la parola violenza la leghiamo molto, cioè viene legata molto spesso alla violenza fisica, ma in realtà ci sono altre forme di violenza. E delle volte una persona, quando è un problema che effettivamente si... Dimmi. Vorrei dire che su questa cosa che diceva Valentina, noi abbiamo raccolto in Ostuni 453 firme a supporto della Convenzione di Istanbul, perché adesso è stata ratificata e parla di vari tipi di violenza, la violenza economica, la violenza psicologica, la violenza che non sembra, però ha radici profondissime e riesce davvero a cambiare il tuo modo di porti con la gente, il tuo modo di agire, ed è molto profonda e magari ha delle radici che semplicemente uno schiaffo può essere un istantaneo, ma una violenza del genere ha radici profondissime, ti sconvolge. E quella noi l'abbiamo sostenuta tantissimo, noi siamo stati col banchetto su Viale Pola per tanto tempo e siamo riusciti ad inviare all'allora presidente del Senato Schifani la nostra raccolta di firme. È diventata legge internazionale, certo. È diventata legge, è stata ratificata, poi voglio dire, noi abbiamo radici che vanno al di là, ci conosciamo, ci sosteniamo e ci aiutiamo, ma l'abbiamo anche fatto in maniera informale, siamo nate relativamente da poco, però ci siamo da tanto e anche la raccolta di firme che abbiamo fatto per la doppia parità, per la doppia preferenza di genere, che adesso si usufruisce in tutte le votazioni amministrative dei comuni. Noi c'eravamo, noi abbiamo raccolto le firme, affinché, è ovvio che non ne dobbiamo usufruire noi, ma se c'è una donna che ne vuole usufruire è giusto che ci sia. E quella della doppia preferenza di genere è anche stata una battaglia, diciamo, che noi abbiamo sostenuto. L'associazione può essere un completamento, certo, no, di quello, certo, che voi avete fatto, un coronamento fino, di quello che abbiamo fatto finora. Fino certo, adesso. Quindi noi parlavamo di legge e ecco, abbiamo la figura dell'avvocato. La figura dell'avvocato viene svolta da Analia Marseglia. Allora, dobbiamo dire che questo è un fenomeno, secondo me, se così lo vogliamo chiamare, quello della violenza, per me, che secondo me non va affrontato con un codice penale oppure con la recrudescenza delle norme penali, ma proprio anche, no, con l'ascolto, secondo me, che è sicuramente uno degli obiettivi vostri. Cosa ne pensi? Devo dire che effettivamente è così. Abbiamo, per quanto riguarda gli strumenti giuridici, adesso forse ne abbiamo di più rispetto al passato. Io ho accolto veramente con grande piacere la proposta di Gianna, e dal 2009, da quando c'è stata, insomma, la legge sullo stalking, abbiamo fatto il primo incontro in cui presentavamo appunto tutti i cambiamenti legislativi che fossero intervenuti. Tuttavia siamo ancora lontano, cioè, certo, gli strumenti, lo Stato italiano sta adesso prendendo coscienza del problema proprio grazie alla Convenzione di Istanbul, che impone agli Stati appunto di adottare delle norme che vadano a difesa della donna, con le quali si cerca di combattere il femminicidio, anche per creare appunto una collaborazione tra gli Stati in tal senso. E dobbiamo dire che i primi passi avanti si sono avuti grazie alla legge sullo stalking, è stato introdotto infatti il reato di stalking proprio allo scopo di combattere il fenomeno aborigine, andando a combattere gli atti persecutori. Si sperava che, insomma, questi non venissero portati poi alle estreme conseguenze e quindi non degenerassero in un omicidio, però si è visto che purtroppo ancora siamo lontani da una soluzione del problema. Adesso, tra l'altro, l'ho anche detto all'incontro, lo Stato quest'anno ha varato un decreto legislativo proprio per inasprire le pene, per prevedere ad esempio la querela irrevocabile. È stata prevista ad esempio la possibilità per la donna che subisce violenza di accedere al gratuito patrocinio, oppure di prevedere pene più severe per i maltrattamenti in famiglia. Tuttavia, secondo me, queste proposte di legge vengono un po' fatte senza esaminare i casi concreti.
perché stare di fronte ad una donna che subisce violenza è molto più complesso, cioè non è che una donna che ha subito violenza tranquillamente va poi a sporgere querela e questo costituisce un deterrente per il soggetto che è per il persecutore. Nella maggior parte dei casi sappiamo benissimo che una volta che la donna ha presentato querela, gli atti persecutori nei suoi confronti si intensificano. Quindi c'è anche una sorta di omertà secondo te? Non c'è una sorta di omertà, la donna ha veramente paura perché davvero non si capisce come mai sia accaduta una cosa del genere, gli uomini non riescono più a controllare le proprie pulsioni, i propri istinti e anche se si inaspriscono le pene, anche se magari gli strumenti adesso cominciano ad esserci, perché per esempio per il reato di stalking una donna ha possibilità di presentare querela, cioè può farlo per 6 mesi da quando insomma è stato commesso l'ultimo degli episodi, perché lì poi bisogna dimostrare che ci sono stati tutta una serie di episodi. In realtà è anche molto difficile dimostrare di aver subito un reato di stalking, perché devi avere le prove, perché devi dimostrare che si tratti di atti continuativi che portino a rendere difficile la vita. E quindi io, mi è capitato personalmente, perché io voglio dire adesso collaboro con Gianna ma faccio l'avvocato e mi occupo di diritto di famiglia da parecchio tempo, ho fatto tante separazioni e quindi ho accompagnato anche le mie clienti a sporgere querela, però poi ti trovi di fronte al pubblico ufficiale che giustamente ti dice che è difficile accogliere, prendere questa querela se non si portano anche tutta una serie di prove. Quindi c'è la legge, ma poi diventa difficile andare a dimostrare effettivamente di aver subito tutti questi atti. Perché può essere anche un'arma a doppio taglio, molte volte le donne possono utilizzare questo strumento anche per andare a colpire un marito perché ci sono problemi familiari. È difficile anche, mi rendo conto, per le forze dell'ordine, integrare questo reato non è semplice. Tuttavia si può presentare querela per 6 mesi, cosa che invece non si fa per gli altri reati perché massimo sono 90 giorni, sono 3 mesi, però diventa difficile per la donna stessa che vive questo problema rendersi conto, avere la forza per andare a presentare querela e quindi diciamo l'avvocato diventa il confessore, diventa lo psicologo e avere tipo un'associazione di questo tipo con varie professionalità alle quali fare capo, che possono essere anche di aiuto per lo stesso legale, per lo stesso avvocato, non è una cosa di poco conto, perché diventa davvero difficile. Anche la stessa donna molte volte si colpevolizza, ha paura di essere responsabile anche delle situazioni di violenza che subisce, spesso vive situazioni economiche difficili e quindi andare a sporgere querela poi significa andare avanti con una separazione e quindi dover affrontare insomma la mancanza di lavoro, perché nel momento in cui ti separi devi anche insomma iniziare una vita completamente nuova con tutti i problemi economici e lavorativi che noi abbiamo. Pertanto la situazione non è semplice, anche prevedere ad esempio la irrevocabilità della querela che è stata introdotta con il nuovo decreto legge che ancora non è passato e non so quando passerà sinceramente, è un'arma a doppio taglio. È vero che in questo modo si impedisce alla donna di revocare la propria querela, ma nello stesso tempo la donna che magari aveva intenzione di sporgere denuncia nei confronti del suo persecutore e che in questo modo magari voleva soltanto impedire di proseguire in questo comportamento, poi alla fine può desistere, può essere indotta a desistere perché c'è la possibilità, cioè perché è sicura che quella querela non potrà essere più revocata, perché poi sappiamo benissimo che una volta che si è presentata querela il persecutore intensifica i propri atti persecutori e quindi si trova in una situazione proprio di invivibilità. Pertanto, a mio parere, la situazione è molto più complessa e non è inasprendo le pene che si può trovare o risolvere il problema. E come diceva Valentina, è su altro che bisogna puntare. Bisogna puntare, lo dico sempre, l'ho detto in vari incontri, non soltanto nell'incontro fatto insomma, al Comune il 19 di settembre, ma bisogna formare anche le forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine molte volte di fronte a problemi di violenza in famiglia tendono a voler ancora risolvere la questione dicendo che sono cose che capitano in famiglia e quindi questo approccio non deve più esserci. Perché se c'è una situazione di violenza, insomma, bisogna porsi di fronte a questa situazione in maniera differente. Quindi formazione delle forze dell'ordine, formazione ovviamente nelle scuole, perché bisogna vedere che cosa è successo, anche perché gli uomini sono arrivati a non riuscire più a controllare i propri istinti e quindi portano questi atti alle estreme conseguenze, per fare in modo che i nostri figli, insomma, riescano ad accettare il fatto che tra uomini e donne non ci sono differenze, che
quindi sia gli uomini che le donne devono essere liberi di autodeterminarsi e quindi di poter scegliere della propria vita, di poter scegliere di non voler più stare con la persona con la quale si sta, e la donna deve anche capire che non è giusto subire violenze. Anche la donna deve cambiare la propria mentalità. Molte volte la donna si colpevolizza e accetta situazioni di sopruso, invece deve capire che tali situazioni non sono giuste e quindi se necessario deve sporgere querela, e che comunque si può sempre tornare indietro, perché questo può essere anche l'inizio di un cammino, di un percorso per la famiglia. Si può andare insieme poi da un mediatore familiare, da uno psicologo, e trovare insieme una soluzione al problema, che non è necessariamente deve sfociare in una separazione. Certo, i dati sono allarmanti, no? Proprio quasi da bollettino di guerra, quindi una donna uccisa ogni 2 giorni, sì. E a quanto pare in Italia non c'è un osservatorio nazionale come invece esiste in Francia e Spagna, quindi si pensa anche a una sottostima dei dati. Quindi, certo, diciamo che adesso grazie ai mass media riusciamo anche ad avere più o meno una sorta di contezza della situazione, molto, anche se molto relativa. Io penso che questi episodi ci sono sempre stati e adesso emergono maggiormente e se ne parla di più. Però effettivamente, secondo me, un osservatore sarebbe fondamentale per avere proprio l'idea precisa di quello che accade. Anche a noi succede, voglio dire, no? Ai nostri 3 giornali a livello locale, che arrivano sempre di più notizie dei carabinieri, certo, per insomma, persone che sono state arrestate per il reato di stalking. Di violenza, di maltrattamenti in famiglia. Adesso, per esempio, visto che sono anche intensificati casi di violenza nei confronti di donne in stato di gravidanza, ad esempio una cosa positiva del nuovo decreto è che prevede un aggravamento di pene per chi insomma fa violenza nei confronti di donne in stato di gravidanza, nei confronti dei minori. Inoltre, una cosa positiva di questo decreto, che comunque per me va modificato in tanti punti, infatti sono stati presentati non so quanti emendamenti, ecco perché io temo che insomma, i tempi sono lunghissimi. Anche perché qui c'è stato, insomma, solitamente il Parlamento che propone la legge e poi viene approvata dal governo, qui c'è stato il contrario, perché è poi stato inserito all'interno di tutta una serie di leggi, di altri reati, pertanto va completamente rivisto. Però tipo ci sono degli aspetti che secondo me sono molto importanti, come ad esempio prevedere delle modalità di tutela per i minori o per persone insomma, che sono in grave stato di agitazione nel momento in cui devono insomma, essere ascoltate, devono essere sentite relativamente appunto all'episodio e all'atto di violenza subito, quindi questo è molto importante. Pertanto sì, secondo me bisogna non soltanto rivedere il tutto, rivedere le leggi, creare un osservatorio e soprattutto cercare di capire anche da un punto di vista sociologico che cosa ci ha portato a queste estreme conseguenze, che cosa sta accadendo agli uomini, probabilmente situazioni familiari difficili, l'idea di non riuscire a ad esprimersi completamente nell'ambito familiare, quindi poi alla fine tutto questo si ripercuote nei propri rapporti con le donne, con le ragazze. Perché è assurdo che dei ragazzi giovani ancora abbiano questa mentalità. Cioè, io posso capirlo che i nostri genitori, che purtroppo vivevano una situazione completamente differente, avessero ancora un'idea precisa della donna, ma il fatto che lo pensino dei ragazzini, perché spesso sono i ragazzini a fare violenza nei confronti delle loro coetanee, questo è molto difficile. Pertanto è della cosa che noi ci impegniamo a fare per il futuro, sicuramente far conoscere gli strumenti che si hanno a disposizione contro lo stalking, contro gli atti persecutori, contro la violenza che subisce. Questo si subisce, questo non soltanto per le donne, ma anche per i ragazzi. Certo. Insomma, non ci sono solo donne vittime di stalking, ma ci sono uomini vittime di stalking. Quindi io... Infatti poi lo dobbiamo dire, insomma. Certo, bisogna dirlo. Non tutti gli uomini, voglio dire, non abbiamo... Assolutamente, solo una cosa a 360 gradi. Voglio dire, gli strumenti ci sono e chiunque subisca violenza deve sapere quali sono gli strumenti. Pertanto io nei vari incontri che andremo a fare anche con i ragazzi illustrerò la situazione, i mezzi che si hanno a disposizione. E poi, insomma, daremo un'idea di tutto quello che è possibile fare. Ed è molto importante ovviamente far sì che cambi la mentalità, la cultura. Per esempio, una cosa molto negativa riguardo al decreto è che la donna viene considerata debole, viene fatta rientrare tra i soggetti deboli. Invece la donna non deve essere considerata un soggetto debole, ma bisogna fornire gli strumenti per poter uscire da questa mentalità, perché spesso è un alibi che utilizzano gli uomini per far sì che la donna sia sempre un passo dietro di loro. Certo.
Bene, abbiamo poi occasione di approfondire ancora meglio anche con Analia questo argomento. Poi abbiamo Mariangela Verna, che è il personal coach dell'associazione, quindi, come dire, un ruolo nuovo. Parlaci un po' del tuo ruolo. Allora, il personal coach è una persona che guida al raggiungimento dei propri obiettivi personali, che guida all'allineamento personale, che guida all'utilizzo consapevole ed equilibrato delle proprie risorse, e lo fa anche intervenendo in contesti non patologici, ovviamente, anche sulla gestione delle emozioni, la gestione dell'ansia, la gestione di come dire, blocchi interiori che ci impediscono di riconoscere le nostre risorse e di metterle a frutto, e quindi di vivere delle vite soddisfacenti, soprattutto per se stessi e per noi stessi. Io mi occupo anche di formazione efficace e sono un formatore. Allora, ho colto con grande entusiasmo l'invito di Gianna, di tutte le nostre amiche, perché in quanto professionista mi rendo perfettamente conto nel quotidiano di quanto fornire gli strumenti per risolvere e per autogestirsi nel calibrare i propri processi di interazione faccia davvero la differenza. Io sono anni che lavoro in questo ambito e mi sono resa davvero conto del fatto che essere capaci e consapevoli di avere delle relazioni e di porsi in una dimensione di relazione in maniera efficace fa la differenza non solo per le nostre vite, ma per le vite di chi ci circonda. Noi viviamo di relazioni, siamo in casa, in famiglia, con i colleghi, il marito, moglie, amici, figli, e quindi riuscire a stabilire delle relazioni efficaci significa probabilmente essere felici, a vivere una vita felice. Che vuol dire comunicare in maniera efficace? Comunicare è un parolone. Comunicare significa in realtà mettersi in relazione con gli altri. Allora, tutti questi fenomeni di cui noi parliamo e di cui noi vorremmo occuparci significano davvero, cioè sono tutti questi fenomeni sono alla base di una mancanza di relazione o sono alla base di una relazione che non è efficace. Di una relazione in cui il soggetto non si sente riconosciuto, non si sente amato, non si sente accolto. E allora, siccome bastano piccoli accorgimenti, bisogna comunicare bene, è come allenarsi, bisogna sapere come fare e bisogna allenarsi a farlo quotidianamente, a partire dalle piccole cose, a partire dal buongiorno che si dice al salumaio, sino alla chiacchierata con il proprio consorte dinanzi al proprio figlio. Perché non ci dimentichiamo che la violenza, no? È proprio, possiamo considerarla come un escalation. Partiamo da un livello minimissimo a un livello massimo. Io sono certa che il livello minimo lo conosciamo tutti nelle nostre vite. Perché il livello minimo è il silenzio, è l'incapacità di farsi capire, è la rabbia che si ingoia quando qualcuno davvero non ci sta ascoltando mentre parliamo. E quando i nostri figli si chiudono in casa e non vedono in noi un interlocutore disposto ad accogliere. E quando i nostri mariti o noi come mogli, come compagni, come fidanzate e come essere di relazione non ci sentiamo amate, ascoltate. Quindi il contesto nel quale noi lavoreremo prioritariamente è proprio la famiglia, perché è da lì che parte tutto. È dalle relazioni che i genitori riescono ad insegnare, prima di tutto con la testimonianza, non parliamo di teoria. Proprio ieri una collega mi diceva, guarda, dovrebbe esserci una scuola per i genitori, perché i bambini imparano con l'esempio, non con il monito, che è bene relazionarsi, è bene ascoltarsi, è bene amarsi, è bene accogliere, è bene accettare anche l'altrui limite, l'altrui differenza, è bene non alzare i volumi delle voci, anche noi lo facciamo, può capitare, se dopo una giornata di lavoro siamo stanchi e vogliamo solo essere ascoltati e non vogliamo dover fare mille altre cose, perché le donne che tornano a casa poi cominciano un'altra giornata di lavoro, no? Bene,
Noi spesso siamo noi a non saper ascoltare, a non saper dare quegli strumenti, a non saper fornire quell'abbraccio, perché noi siamo stanchi. Allora è un circuito virtuoso che si può innescare invece del circuito vizioso che spesso ci vede protagonisti. Allora io dicevo alla mia collega, non è possibile essere perfetti sempre, perché noi siamo esseri umani e se dobbiamo essere testimoni nei confronti dei nostri figli, dei ragazzi, dei giovani, ci sta che anche noi ogni tanto perdiamo qualche colpo. Il segreto è riuscire a creare delle situazioni in cui invece di usare un tono, tra virgolette, violento sempre, riusciamo a farlo il minimo possibile. Vi garantisco che si può. Allora, intervenire con gli strumenti della formazione nei contesti familiari, prima di tutto tra i coniugi, per favorire un accordo, un incontro tra coniugi, per creare un sapore nell'atmosfera domestica che sia di confronto ma di armonia. Ecco, questo è una cosa credo fondamentale alla base di tutto. Analia diceva, ma che sta succedendo? Sta succedendo che non si comunica più, cioè non ci si incontra più. Non c'è più, e c'è il silenzio. I nostri figli parlano per abbreviazioni. I nostri figli parlano su Facebook. Facebook, i social, per carità, fantastici, ma tutto va usato con il giusto, come dire, la giusta misura. Siamo abituati all'abbreviazione, ad accorciare. E quindi se accorciamo troppo ci sta che anche nel confronto escono solo mugugni, no, sì, brontolii, silenzi che fanno male e che innescano i meccanismi della violenza, che per me è violenza sempre, il silenzio è violenza. Allora noi dobbiamo lavorare nelle famiglie, nei contesti con questi corsi di formazione che avranno anche il sapore del laboratorio, no? Dell'esercizio. Tante coppie ci dicono, guarda che da quando abbiamo imparato a litigare, rispettando i tempi, perché è paradossale, ma è così, si può litigare bene, perché il litigio serve. Il punto non è diventare tutti delle marionette, il punto è avere la serenità di dirsi le cose con calma e con armonia, con l'intenzione giusta, ascoltandosi. E quindi nelle famiglie, lavorando e divertendosi, allenandosi, nelle scuole con i ragazzi, ma i ragazzi ascoltano noi. Ma questi ragazzi da chi imparano a comunicare? Da chi imparano? Dalle persone che in macchina, ma capita anche a noi, non ci sono bravi, mi piace il concetto che vogliamo passare. Qui nessuno vuole insegnare niente, noi vogliamo aggiungere qualcosa. Noi vogliamo aggiungere una possibilità diversa, perché c'è sempre un modo diverso di vedere le cose. E chi arriva alla disperazione vede le cose solo in un unico modo, nel modo tragico. Invece no, tra il bianco e il nero c'è un arcobaleno di colori e noi è quello che dobbiamo andare a scoprire. Anche perché comunque sono persone, no, chi subisce la violenza, per dire che a propria volta ne ha subita. Certo. Che a propria volta ha subito i cazzotti nello stomaco dei silenzi, abusare. Che viene già da una situazione anche, di disagio, esatto, no? Esatto, abusare significa anche non ascoltare, non riconoscere, far tacere, minimizzare, ridurre. Ma questo lo facciamo anche noi quando diciamo, no, mio figlio non è portato per la matematica. No, già gli stiamo mettendo gli stiamo facendo un bel regalo, un'etichetta. Lui perché dovrebbe impegnarsi? No, mio figlio è scorbutico, lui non parla. Noi gli abbiamo dato l'autorizzazione a non parlare. Allora, sono piccoli dettagli, piccole cose, piccole grandi cose che davvero possono trasformare la qualità della nostra vita. Noi lavoreremo con i ragazzi anche per fornire loro gli strumenti. Si forniscono strumenti di ogni genere ormai, loro sanno tutto, però questo no. E allora noi vogliamo impegnarci, ecco, con le nostre professionalità per aggiungere qualcosa in termini di strumenti concreti che possano creare nelle nostre vite la differenza, perché nella speranza di incontrare anche per strada gente che ci sorride piuttosto che gente che sta sempre. Certo. Senti, l'associazione si è costituita da poco, ma hai avuto la possibilità di mettere in campo la tua professionalità? Allora, noi abbiamo già comunque in molti modi incontrato gente, anche attraverso Gianna, che devo dire è fantastica nel creare le situazioni, sì. Cioè non nel creare, lei le trova, perché io penso che la gente percepisca in lei e in noi anche
la possibilità di essere aiutati, quindi sì, sicuramente ci siamo incontrati e a partire da questo nuovo inizio faremo veramente tantissimo. L'ultimo incontro che faremo, noi questo sarà a Scaglioni, ci sono varie professioni, l'ultimo incontro vi diremo dove siamo e lei ovviamente ci sarà. Ovviamente sono aperti a tutti perché poi comunque dovete dirci, no? Nello specifico. Ora, stiamo organizzando adesso, vi diremo nello vogliamo specifico. Ribadire il concetto che fornire gli strumenti significa prevenire, certo. E significa cambiare la mentalità che io sono così e non cambio mai. Non è vero. Noi siamo esseri in continuo divenire. Dall'inizio di questa trasmissione a quando sarà finita e ci saluteremo, noi saremo persone diverse. Non è vero che non si può cambiare. C'è sempre tanto da aggiungere e da trasformare, come cambiano le nostre cellule. Quindi se noi cambiamo, perché dobbiamo noi convincerci che siamo fatti solo in un modo? Va bene, allora questi corsi serviranno a tutti per vedere le cose da un altro punto di vista, per aggiungere delle modalità, per aggiungere delle possibilità, quindi sono apertissimi, noi accoglieremo chiunque vorrà non solo partecipare ma anche segnalarci eventualmente casi. Beh, questo è davvero un bel messaggio, no? E spero che venga assolutamente, recepito. Assolutamente. Poi abbiamo Vita Palmisano che è una psicologa, anche la tua è una figura essenziale, no? All'interno dell'associazione. Parla un po' di te. Sì, io sono allo sportello d'ascolto, ascolto di questa associazione e mi occupo effettivamente di fornire uno spazio adeguato a tutte le donne, a tutti coloro che hanno bisogno di uno spazio per sé, quindi del tempo da dedicare a se stessi in modo tale da iniziare a prendersi cura di sé. In questo spazio sono arrivate già un paio di persone con denunce e le sto seguendo dal punto di vista appunto psicologico, stiamo facendo un bel cammino insieme e come hanno detto un po' tutte quante, effettivamente la violenza non è un fatto isolato, il gesto della violenza non è isolato, ma bensì ha già un po' di fatti, di storie pregresse che poi trovano il culmine nella violenza, sia di chi la subisce sia di chi la agisce. La mia storia con loro è iniziata da un annetto quasi, e stiamo cercando di lavorare in rete non solo tra di noi ma anche cercando di volgerci all'esterno, quindi cercando di trovare la collaborazione con altre associazioni, con gli enti pubblici, ben vengano, come abbiamo sempre detto, in modo tale effettivamente da fornire servizi a tutti gli effetti a 360 gradi e dare quante più possibilità all'utenza e quindi alla cittadinanza. Bene, poi abbiamo invece Anna Marsella che invece si occupa di naturopatia e quindi oggi non sono, come dicevamo prima, non sono tutte le componenti. Noi siamo tante in vari ambiti e professionalità, purtroppo erano lavoro, adesso alla fine gli faremo un saluto grande perché io so che davvero non voglio essere immodesta, ma io so che sono davvero professionisti in gambissime. Beh, oggi l'abbiamo visto, no? È ancora che all'inizio. Nel loro settore sono davvero veramente affermate, persone in gamba e persone che sono preparate, molto colte, molto disponibili e dolcissime. Quindi questa è una cosa fondamentale. Poi vorrei dire che noi come primo atto depositammo al Comune di Ostuni la richiesta per i parcheggi rosa. E può essere una cosa minima, però è un atto attraverso il quale una cittadina denota la sensibilità nei confronti di una persona in un determinato stato della sua esistenza. Praticamente vi ricordate quando eravamo piccoli, quando si saliva sul pullman per andare alla stazione, quando vedevamo una mamma, una donna incinta o un vecchietto, ci alzavamo e gli cedevamo il posto. Adesso se vediamo uno che sta in difficoltà lo calpestiamo, lo spostiamo e dobbiamo arrivare presto, perché no, invece no, vorrei che si ripristinasse qui
Quello che io ho visto, io vengo da una famiglia di persone molto umili, io ho le mie origini a Montalbano, persone lavoratrici che fino alla fine hanno sempre lavorato, ma sempre col sorriso. Mio padre è stato una persona sempre col sorriso, morto giovanissima, però mi ricordo sempre col Scusami se ti interrompo, voglio dire, se qualcuno poi fa un gesto del genere, quasi no, tu sembri fuori dal mondo, mi è capitato. Ti ringraziano 300.000 volte, invece è possibile che ancora ci possano essere delle persone. Da 10 mesi c'è questo progetto internazionale di cortesia, è un gesto di cortesia. Talvolta c'è scritto, io li ho visti, ho anche fatto le fotografie, da 10 mesi in tantissimi comuni, Cagliari, Massa Carrara, Cisternino, Lecce, davanti alla Auchan, c'è scritto questo è un parcheggio di cortesia. Oppure io fra 9 mesi ci sarò anch'io e c'è una donna col pancio. Cosa ci cambia? Cosa ci cambia se noi iniziamo a fare questi piccoli gesti? Non ci cambia niente, noi comunque arriviamo, se siamo partiti in ritardo, arriviamo in ritardo, anche se schiacciamo 10.000 persone, noi arriviamo in ritardo, noi partiamo prima e facciamo la cortesia, perché da queste piccole cose cambia proprio l'approccio nei confronti degli altri. Piccole cose. Scusami Gianna, forse non abbiamo detto la cosa più importante. Oddio. Avete una sede? Certo, la sede legale è via Francesco Rodio numero 2. Poi abbiamo un indirizzo mail, il tocco di un angelo, @tiscali.it. E poi c'è il mio telefonino che ce l'hanno tutti. Ci rintraccio. Ecco, questa è la cosa. A me di solito non mi rintracciano in sede. La sede noi la usiamo quando dobbiamo fare gli incontri. Non ci rintracciano, ci fermano per la sala. Dico, Gianna... Ecco, questo forse è perché siamo cosa ancora all'inizio. No, ma è meraviglioso. Insomma, ci siamo attivati. Devo dire che abbiamo un presidente attivissimo. Che è uno dei pochi che io conosco che immediatamente fa seguire, anzi, i fatti sono addirittura precedenti alle parole. Allora, quindi dobbiamo ringraziare per il simbolo. Dimmi chi dobbiamo ringraziare. È una ragazza che studia grafica e ci ha regalato il simbolo ed è stata bravissima perché ha interpretato esattamente quello che volevamo fare noi. Poi collaborano giovanissimi, tutti c'è giovani, anche un socio fondatore giovanissimo che addirittura frequenta il primo liceo classico, 16 anni. Sì, questo perché noi dobbiamo davvero spianare un po' la strada, un diverso modo di concepire la vita, di concepire gli approcci. Questo, se noi riusciamo a fare questo, abbiamo fatto già un granellino nell'oceano. Ma io penso che abbiamo fatto già tanto, perché quando abbiamo incominciato a parlare di questi problemi, ad Ostuni ancora non c'era proprio idea di centri antiviolenza, il problema. Adesso invece ho visto che c'è tanto riscontro nella gente e abbiamo davvero contribuito a sensibilizzare in ordine al problema. Quindi qualche cosa l'abbiamo fatta. Ma no, quando ci vedono in strada col tavolino già a uscire la carta d'identità, quindi proprio per volontariato, perché noi la sentiamo come, non lo so, per me è una ragione di vita, nel senso che io faccio l'avvocato ma spesso faccio lo psicologo, ho anche passato le notti con i miei clienti al telefono che mi mettevano in grave stato di agitazione perché litigavano con il compagno, con il marito, pertanto non si è soltanto avvocato, già lo facevo prima e devo dire che è una cosa per la quale mi sento molto portata. Adesso insomma poterlo condividere con altre persone che hanno il mio stesso obiettivo è una cosa che insomma mi riempie veramente di gioia. Quindi è quasi un coronamento di un sogno, come dicevamo prima, questa associazione. Una volta che venimmo e Francesco ci chiese, ma voi che cosa... Guarda, dissi Francesco, secondo me se una persona vuole coronare un sogno è giusto che debba andare fino in fondo. Infatti dico lì, tu che vuoi fare? Lo psicologo. E comunque ci vuole essere. E devi farlo, cioè, nel senso lo che devi fare. Non si fa da nessuna parte. Tu che vuoi fare? Tu che vuoi fare? Allora, quello perché tu devi realizzare te stesso. Non puoi. È ovvio che per esempio io prima di aprire lo studio, di avere lo studio, ho fatto di tutto. Però tu devi avere un obiettivo. Non vorrei dire che solo i particolarmente folli riescono a raggiungere il tipo come diceva Einstein, però dobbiamo perseguirlo. E se ci aiutiamo, ma se c'è un obiettivo così importante da raggiungere, è necessaria la collaborazione di più persone. Siamo in chiusura, quindi scusatemi se vi interrompo, volevo soltanto concludere dicendo che questa è una lodevole iniziativa e spero che possiate aiutare quanto più persone possibili, sperando anche di dare anche noi con questa forma di collaborazione con voi. Infatti è iniziata questa collaborazione, è stato meraviglioso, veramente. Siamo davvero in chiusura, Gianna, vuoi ringraziare qualcuno? Certo, io invito tutti coloro che vogliono condividere i nostri obiettivi di contattarci, tu perché sapete dove trovarci.
contattateci perché abbiamo voglia di essere in tanti. E poi ringrazio le altre socie fondatrici che non sono riuscite a venire qui: Marinella Saponaro, Melpignano Francesca, Marsella Alessandro, Amati Roberta, Melpignano Giuseppe, Valeria Salvemini, il nostro socio onorario. E in più vorrei dire a tutte le donne, sempre, che con tutta la loro complessità, con tutta la loro forza, con tutta la loro fragilità e la bellezza di essere donne, riescono a continuare a rimanere il perno delle famiglie. È questo che vorremmo dare, questo messaggio di famiglie unite, non lo so, anche come dice Mariangela, anche con le nostre differenze, certo, con le nostre fragilità. Bene, vi do... nell'accogliere anche le differenze e soprattutto nell'armonia con gli uomini, che cominciano, certo, non è, cioè che possiamo considerarli proprio dei compagni di viaggio. Certo. Io vi do appuntamento, grazie, con ognuna di voi nei prossimi giorni con gli incontri più specifici, come dicevamo all'inizio, a seconda delle vostre professionalità. A voi tutti l'appuntamento è, come dicevo a loro, nei prossimi giorni con gli orari, li vedrete sicuramente nei nostri promo. Grazie e arrivederci con il Tocco di un Angelo.